Patches e benvenuti a questo nuovo Class Overpower Black Ops 3 Edition. Ebbene, come avete visto su Facebook, ho scelto tramite i commenti, mi piace, quale arma fare tra lo Shaiva o l'M8. Queste due classi che vedete, lo Shaiva non l'ho ancora fatto, non l'ho ancora finito in questo caso, però abbiamo qua l'M8. L'M8, bene, è quello che avete votato di più sulla pagina Facebook, quindi parliamo subito di questo. L'M8 a 7. L'M8 a 7. Diciamo che assomiglia molto di più al FAMAS di MW2 che all'M8A1 di Black Ops 2. È un'arma fortissima, la maggior parte delle volte da corta distanza one bomba con la sua raffica da 4 colpi. Ma parliamo subito della peculiarità di quest'arma. Innanzitutto guardate il danno. Il danno sembra bassissimo, ma io penso che sia dovuto al fatto che ogni singolo proiettile fa quel danno. Non è come magari, che ne so, una K46, un RK7 in questo caso, che ogni proiettile fa quel tipo di danno. Comunque il suo ratio è già molto alto, non è vero che è così basso, può tirare due raffiche velocemente ed è veramente ma veramente preciso. Ha un'elevata portata, quindi è in grado di fare danno anche a lunga distanza. E il mio consiglio è di usare un red dot perché le sue tacche di mira non sono le migliori. Utilizzare estrazione rapida perché è un must in questo gioco, in modo che siate più veloci a mirare, a colpire l'avversario e gli facciate rinculare la mira. In aggiunta, canna lunga. Perché canna lunga? Perché aumenta il range, quindi voi potrete fare una kill magari con un burst solo, due burst, cioè due raffiche, da una distanza più elevata rispetto a quello che avevate prima. Perché questo? Perché il range non aumenta il danno, ma aumenta la portata, cioè quando comincia a cadere il danno del proiettile. Con questo lo aumenterete di circa, da quello che ho provato dei test, di 7 metri più o meno. Non ne sono ancora sicuro, ho fatto dei test, ho visto delle statistiche, dovrebbe essere 7 metri. Aggiungere calcio regolabile perché sì, quest'arma con calcio regolabile è molto utile perché riuscirete magari a schivare uno o due colpi o comunque a muovervi lateralmente per fare prefire da dietro un muro quando vi sparano. Quindi è molto utile utilizzarla, non come la classe col Man of War che avete visto. Io utilizzo anche un RK5 in questo caso, che è la pistola a 3 colpi, che ricorda molto la B23R di Black Ops 2, veramente forte, quindi usatela come arma di backup per andare nei luoghi stretti, se finiti i colpi, eccetera, eccetera. Quanto riguarda i perk, il mio consiglio è di utilizzare Flak Jacket, cioè anti-schegge, in modo così da evitare danni da fuoco e esplosivi di tutti i tipi. Utilizzare Fast Hand, cioè gioco di prestigio in questo caso, o mani veloci come dovrebbe essere la traduzione. In poche parole, grazie a questo perk potete cambiare le vostre armi più velocemente, potrete mirare più velocemente dopo la corsa e potrete resettare le granate che vi vengono lanciate addosso. Ma questo sinceramente sti cavoli, perché raramente si fa questa cosa. Terzo perk, maschera tattica. Sapete tutti che le stun, le flashbang, le shock charge e tutte quelle altre cose sono sgravatissime in questo gioco. Quindi cosa fare? Utilizzate maschera tattica fissa. Fissa, fissa, fissa. Bene, e ora passiamo subito alla, diciamo, seconda parte del video. Voi avete visto pure il gameplay di sottofondo, ma quello che voglio dirvi io è: ragazzi, provate questa classe, fatemi vedere quello che siete in grado di fare. Scrivetemi qui nei commenti come vi trovate e se vi piace. E comunque vi ricordo che io sto utilizzando il Primary Gunfighter, cioè quello che posso aggiungere 3 attachments. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Fatemi sapere se la classe vi è piaciuta e è forte come dico io. Io vi saluto, bitches. Ci becchiamo al prossimo video. Ne avrete delle belle.